Iniziato a giocare quando avevo 4 anni. I miei genitori mi hanno regalato il primo computer, un IBM, e ho iniziato a giocare con Prince of Persia, un gioco che tutti gli appassionati conosceranno sicuramente nel 1990. Da lì ho sempre giocato. In realtà utilizzavo il computer perché i miei genitori non pensavano che sarei stato in grado di scrivere con le braccia e con il piede, cosa che poi invece ho imparato a fare, ma nel frattempo è rimasta la grande passione per i videogiochi. E da là inizialmente era puro divertimento. Fino a quando a 17 anni, nel momento in cui ancora non stavo per ricevere la carrozzina motore, ma ancora non l'avevo, e quindi erano i miei genitori o mio fratello a spingermi, ho iniziato a approfondire quello che era il mondo degli e-sports per andare a compensare quello che i ragazzi solitamente fanno, cioè mentre tutti gli altri potevano uscire indipendentemente, andare a fare sport, a fare quello che volevano. Io sì, facevo palestra, però allo stesso tempo avevo voglia di un qualcosa che mi appassionasse veramente tanto e che mi desse anche soddisfazioni diverse dal single player. Ed ecco che sono entrato nel mondo degli e-sports, mi sono appassionato da subito con Quake 3 e da lì poi ho capito che in realtà c'era un mondo in tutti i sensi, sia a livello di comunicazione con persone che vengono da ogni paese diverso, sia a livello di competizione, quindi di possibilità di miglioramento e di capire veramente quanto si possa essere bravi rapportandosi con persone di tutte le età, con tutte le condizioni fisiche, ma soprattutto con una gran voglia di successo in quel caso. Sì, io ho iniziato per divertimento. Tanto è vero che ho sempre detto della mia disabilità, perché per me non era un qualcosa di cui vergognarmi, ma il problema è che quando inizi a scalare le classifiche, ti prendi quei posti che sono solo per una persona, perché sono nel podio, inizi a non stare più simpatico a tanti. Ed ecco che lì è iniziato un periodo abbastanza tosto della mia vita, anzi ancora più tosto, perché era già tosto al di fuori dei videogiochi. Lì è peggiorato, perché sono stato vittima di cyberbullismo, quindi tutte quelle persone che inizialmente giocavano con me, mi chiamavano e si divertivano, da un momento all'altro sono diventati haters, no? Così vengono chiamati. E quindi persone che mi avevano dello storpio, che mi offendevano per la mia condizione fisica, perché sapevano che nel momento in cui la tua situazione, la tua condizione mentale non è performante, ovviamente non può esserlo nemmeno la tua performance in gioco. Ed ecco che da lì è nata in me una rabbia ancora più grande che mi ha portato a volermi mettere alla prova, ma soprattutto voler dimostrare a tutte quelle persone che nonostante la disabilità io potessi essere più bravo. Poi ho capito con il tempo, aprendo un canale YouTube, che in realtà stavo aiutando altri ragazzi con disabilità che mi hanno ringraziato, soprattutto un ragazzo brasiliano che si chiama Hot Kizid e un altro greco, Mapak1337, e loro hanno fatto un video ringraziandomi perché fino a quel momento, fino a quando non mi avevano visto su YouTube, nonostante avessero una disabilità, non avevano mai fatto vedere come fosse il loro corpo. Con la webcam facevano vedere soltanto la loro faccia. E in quel momento, quando io ho visto quei video, ho detto wow, allora forse si può fare un qualcosa di più grande, forse posso utilizzare la disabilità per far capire alle persone che devono essere loro stesse, a prescindere da tutto quello che accade. E lì sono aumentate le motivazioni per diventare sempre più bravo, quindi sono arrivati i record europei, i record del mondo, e da lì la popolarità poi mi ha portato a fare un altro passo, che è quello del rendermi conto che non basta dare un esempio dal punto di vista fisico, ma che dovessi andare in più in profondità, in quelle che sono le convinzioni che limitano le persone. E lì ho iniziato tutto un percorso di formazione che mi ha portato ad essere chi sono oggi e fare quello che faccio. Allora, nel 2015 ho deciso di lasciare il canale YouTube e dedicarmi alla pagina Facebook. Ho creato una pagina Facebook in italiano, ho cambiato completamente target, quindi se la prima pagina aveva ragazzini di 14-18 anni, adesso ho persone adulte. E è cambiato veramente tutto nella mia vita, perché gli sports mi sono serviti per competere ad un alto livello, per imparare alcune dinamiche, per acquisire più consapevolezza di me, perché quel cyberbullismo mi ha permesso di capire che se quelle parole mi stavano facendo male è perché io, essendo indipendente fisicamente, ero riuscito a superare la disabilità, però non l'avevo accettata, altrimenti non mi avrebbero fatto male quelle parole. Quindi anche quegli hater, anche i cyberbullying in realtà sono stati un grande dono e un grande stimolo,
per guardarmi dentro e per migliorarmi. E quello che faccio oggi è aiutare le persone a cambiare la loro storia, ok? Fare un reload e riguardare quello che è successo in chiave positiva. Perché non esistono cose positive o negative, esistono avvenimenti ai quali noi dobbiamo dare un significato, un senso. In base al senso che noi diamo a ciò che ci accade, stiamo bene o stiamo male. Ok, in base a quello che noi crediamo di quello che accade, possiamo completamente stravolgere la nostra vita. Ecco, quello che voglio fare con le persone è far capire, proprio come dice questa maglietta, che nel momento in cui non hai scuse, a prescindere da dove parti, l'importante è dove vuoi arrivare. E nel momento in cui capisci l'importanza di essere sempre te stesso, in quel momento capisci anche che c'è sempre un buon motivo per essere felici. E quello che mi piace veramente tanto è che non ci sono differenze, nel senso che si abbatte un po' quella che è la separazione tra giochi olimpici e paralimpici, ok? Quindi non c'è più la differenza tra disabile e non. Certo, è una cosa che tu vivi, perché quando giochi con due gomiti, invece di usare 10 dita, devi essere più veloce, devi essere più abile. Però allo stesso tempo tutto questo non ti separa e ti dà la grande opportunità di metterti alla prova. È ovvio che a parità di gioco devi essere più bravo in queste condizioni, però questo per me non è un limite, ma un grande stimolo che mi permette di tirar fuori un potenziale ancora maggiore. Quindi questo sicuramente è uno dei punti di forza. Un altro è il fatto di abbattere le distanze e i tempi, perché puoi parlare con persone da tutto il mondo. Io ho imparato l'inglese giocando ai videogiochi, ok? E ho conosciuto tantissime persone con le quali ancora mi sento a distanza di 10 anni e con le quali c'è un bellissimo rapporto. Quindi questo credo che sia un altro grande punto di forza, mentre da migliorare c'è di sicuro la concezione che c'è degli esports, ma esattamente come tutti gli altri sport, perché anche se stai in palestra troppe ore al giorno non va bene per il tuo corpo, anche se stai troppe ore a studiare non va bene per il tuo corpo, qualsiasi cosa includa un troppo non va bene, è sempre una questione di equilibrio, ok? E gli sport hanno tanti punti di forza, ovviamente bisogna far sì che le persone li pratichino per stare bene, per migliorarsi, per socializzare e non per estraniarsi. Questa è una cosa sulla quale ovviamente bisogna tenere sempre il focus. Ormai, come dico sempre, ho appeso il mouse al chiodo, eh? I calciatori appendono le scarpette. Io ho appeso il mouse al chiodo, gioco alla PlayStation, gioco a FIFA e lo facevo con amici o per scalare la classifica lì, però a un livello completamente diverso, perché ormai il mio lavoro è un altro, che è diventata la mia più grande passione, quindi ovviamente per rimanere a un certo livello devi anche allenarti in un certo modo, devi avere l'attenzione in quello che fai. Per me adesso le priorità sono cambiate, ma è giusto così, perché credo che qualsiasi cosa facciamo nella vita, l'importante è renderci conto che siamo in continua evoluzione, quindi non dobbiamo attaccarci troppo a una determinata attività, ma dobbiamo prendere ciò che di buono ci trasmette, ci dà, ciò che possiamo dare attraverso di essa e poi essere pronti to move on. Sì, ma soprattutto in Italia, perché poi se guardi il resto d'Europa, il resto del mondo, se guardi in Giappone ci sono delle scuole, cioè io ho fatto il liceo classico, potevo fare la scuola di videogiochi se sei stato in Giappone, ok? Quindi esatto, il concetto è che tantissimi brand stanno investendo sui giocatori, ti rendi conto che sono più pagati di tantissimi altri sport considerati normali, classici, quindi assolutamente importante mettere attenzione su questo grande fenomeno che è in espansione da tanti anni, ma che ora più che mai sta prendendo piede. Sì, c'è un sito, c'è la pagina Facebook, c'è Instagram e soprattutto adesso ho creato un gruppo sempre su Facebook, che non è la pagina ma è un gruppo privato aperto alle persone che vogliono approfondire determinate tematiche, fare esercizi e iniziare a vedere la vita in modo diverso. Il gruppo si chiama Massimiliano Secchi Live, quindi semplice, fate richiesta.